O anche sì. Ho capito bene. Ma no, diciamo, per quanto riguarda almeno Regina Nera, che ha sicuramente questo tema, quello che voglio dire è che secondo me oggi siamo in questa situazione perché le donne ci non l'hanno mai ascoltato, l'hanno ascoltato molto poco, l'hanno ascoltato che troppo poco, e non abbiamo mai pensato che probabilmente sarebbe stato abbastanza intelligente provare a dare loro delle responsabilità e dei poteri davvero, per esempio a livello politico, perché se no sarebbe stato un fatto insolito, e di solito se provi qualcosa di diverso succede. Oggi tutto sommato non mi sento di dire che l'Italia sta tanto bene. Penso che questo ci sia una forte responsabilità da parte degli uomini, anche da parte delle donne, ovviamente, che non... voglio dire, credo che ci sia comunque anche una sudditanza imposta e anche una sudditanza subita in qualche modo, perché poi certi meccanismi vengono sfruttati anche dalle donne. Però credo che questo ruolo, che in questo momento, per quello che dicevo prima, cioè basta andare a vedere i dati, non è, voglio dire, un'invenzione di Regina Nera, per cui appunto hai più donne laureate ma meno donne che lavorano a livello apicale, hai uguali qualifiche professionali ma inferiori retribuzioni, hai un numero di donne impiegate molto minore rispetto alla media europea, non hai mai avuto un Presidente della Repubblica donna, non hai mai avuto un Presidente del Consiglio donna, non hai mai avuto un Segretario del Partito donna. Ecco, tutto questo secondo me oggi ci ha portato qua. È molto estremizzata, è molto, come dire, sintetizzata, però secondo me da questo punto di vista, questo è un tema che mi sento di mettere nel cerchio, ed è quello che se vuoi dico con un romanzo come Regina Nera. Se devo individuare un messaggio, il messaggio è questo, al di là del fatto che poi non credo nemmeno che, cioè, non so se poi un autore deve per forza dato un messaggio, se, ripeto, a me importa molto che chi legge le mie storie si diverta e legga rapidamente e passi due ore e mezza in qualche modo pensando che ne valsa la pena. Mi piace fare intrattenimento intelligente, se ci riesco, ecco. E quindi rispetto a quel tipo di romanzo il messaggio un po' è questo. E secondo me, non so, ecco, se poi è così facilmente controvertibile questa affermazione. Cioè, perché poi è molto legata ai fatti. E quindi è una cosa di cui, ad esempio, anche questo fatto di parlare molto del femminicidio, ma in realtà di non parlare mai davvero della questione, perché il problema adesso è: le donne vengono uccise in quanto donne, cominciamo a dire i dati che poi non sono dati reali, perché sono soltanto la punta di un iceberg che non conosciamo, perché poi tantissime violenze, tantissimi femminicidi non vengono denunciati. Ripeto, è sicuramente una questione su cui adesso si sta facendo un gran cancan, c'è un sacco di gente che ci sta marciando, voglio dire, però alla fine secondo me diventerà un altro di quei temi che poi tra un anno non saranno di moda, non parleremo più e saremo comunque punto a capo un'altra volta. E finché facciamo una donna presidentessa della Camera, vabbè, siamo sempre lì. Cioè, non dico che la soluzione sia quella, però dico anche non provarla mai, che sono profondamente idiota. E adesso essere tutti felici perché il 40% dei deputati seduti in Parlamento sono donne, minchia, cioè non lo so, siamo fermi molto per questo motivo, non solo naturalmente, però insomma mi sembra, come dicevo, il fatto poi di studiare abbastanza questa cosa, scoprire dati come quello che citavo prima del rapporto UNICEF è terrificante.
cioè che ammazzino 6 milioni di indiani, che ammazzino 600.000, ma in realtà sono stati molti di più, indiani d'America, che ammazzino 60 milioni di donne, sono 10 volte in un anno, cioè è mostruoso. E allora poi 27 uomini, una persona ad una interpretazione mi ha detto, ma non è credibile che una ragazzina sia stuprata da 4 uomini. Mi ha detto, ma scusa, ma tu hai letto che in Turchia un mese fa 27, no? Allora cazzo, stiamo parlando, cioè, quindi se vuoi questo è il messaggio che ti do, ma tornando alla tua mano. Questo sicuramente è, e mi spinge a provare a raccontare.